Eccoci qui ragazzi, mi è arrivato il pacco, contiene un po' di cose interessanti, adesso andiamo ad aprirlo. Cosa c'è qua di buono? Allora, faccio una piccola premessa: ho comprato alcune cose per me, alcune cose per Vittorio, il ragazzo a cui sto facendo lo Zip 180. Allora, partiamo con questa qua che è la cosa che più aspettavo. Un'offertona e non me la sono lasciata scappare. Guardate che bello. Si stia mettendo a fuoco. Ok, questo lo mettiamo al sicuro. Poi dopo mollette per il mio sistema originale del 180, sono un po' grosse però. Ok, andiamo a metterla così ce le vedete anche voi. La mettiamo qua di fianco. Allora, togliamo via questo. Mettiamo qui insieme anche questo. Poi. Due spugne Maloshi, una mia e una per il suo perché li metterò al 25. Molla rossa per il 180. Proverò. Questa è una bobina per l'Hexagon, sempre per il suo zip nuova. Questa è la batteria che ho comprato, su cui poi farò un video dedicato. Motoforce da 5 A, sigillata, pesantissima, ovviamente un macigno. Anzi, adesso la metto subito in carica così vediamo un po'. Cinghietta per il 180 per Vittorio, qui bulbo della Stage di scorta per Piaggio. Sempre per me questo. Lamellare VL16 per Vittorio. Collettore per il 25 per Vittorio. Un po' di candele per me. Ah, pignoncino d'avviamento per me di scorta, per il 180. Questo presumo sia il motorino d'avviamento, sì, per il 180. Ok.
Sospensioni. Questa è chiusa. Ah no, si apre da qui. YSS. Questa è anteriore. Qui sopra. Vediamo se si vede quello che sto facendo, non ti dico. Sì, spostiamoci un pochino di qua, così facciamo un po' di spazio. Sarà la centralina per 180. Sì, centralina per 180, sempre per Vittorio. La mettiamo qui. Un altro pignone. Due pignoni, ne avevo ordinato uno solo, comunque va bene. Me ne ha mandato uno solo. No, sono lo stesso codice, sì. Ne ho ordinato uno solo, me ne ha mandati due, va bene. Ah, ma no, forse perché si arriva anche a lui, in effetti, sì. Tutto regolare. Altra sospensione, questa volta direi posteriore. Capire che freddo ci possa essere qua fuori. Bella, bella così dorata. Riesco a rimetterla sul posto, magari. Direi che non sia più niente qua dentro. Lo scontrino. Posto, quindi questo è tutto quello che abbiamo dentro. Dopo verificherò se manca qualcosa oppure no. Metto in carica subito la batteria. Faccio fare di carica col mantenitore in modo che sia bella pronta e pimpante. E poi dopo farò un video dedicato solo a questo. Bene, per adesso è tutto. Un saluto, alla prossima.